A caccia di tre punti l'Inter per avvicinarsi ancora di più allo scudetto, parte forte a Verona pur senza Ibrahimovic. Cambiasso col sinistro, sbaglia Sorrentino e Crespo, secondo gol in campionato dopo quello contro la Roma, va a segnare il gol del 1-0. Poi ci prova Super Mario Balotelli, tocca Sorrentino, arriva Figo, deviazione con la testa di Fre e palo esterno, decide il gol del raddoppio, formazione di José Mourinho. Bogdani comincia a tirare su il Chievo, che si fa vedere nella parte finale di primo tempo, gran sinistro di Marcolini. Giulio Cesar nemmeno si tuffa perché non può arrivare, è il gol dell'1-1. Poi ancora Chievo che ci prova con Pellissier, anticipa tutti, il protagonista assoluto del girone di ritorno del Chievo, ma non trova lo specchio della porta. Poi Crespo col tacco, cambiasso per Balotelli che prova due volte, un po' pigro qui, poi arriva Figo e calcia largo. Ancora grande azione dell'Inter, è entrato anche Cruz a posto di Crespo, pallone che rimbalza, buono per Balotelli, straordinario, come sempre, tecnicamente indiscutibile Super Mario, che fa 2-1, dalla parte opposta però c'è Luciano che fa 2-2, rimettendo a posto le cose per il Chievo, che col pareggio sale a quota 36, l'Inter non può diventare campione d'Italia oggi, la Fiorentina può sognare invece il quarto posto con Jovetic, secondo gol in campionato ancora in trasferta per lui. Dopo quello realizzato contro l'Atalanta, la Fiorentina gioca molto bene sul campo del Catania, va vicino al gol del raddoppio ma rischia di incassare l'1-1 con una bella giocata di Tedesco che apre l'interno del sinistro, fa sedere Fre ma non trova lo specchio della porta. Ancora Fiorentina con Vargas che cerca il gol dell'ex, sarebbe il quarto gol per l'ex giocatore del Catania, non trova la porta, la trova invece Jovetic, la trova anche il grande riflesso in calcio d'angolo del portiere del Catania Kosicki. Poi la Fiorentina ci prova con Felipe Melo col suo destro che finisce largo, ancora Fiorentina nel finale, Montolivo potentissimo e deviazione in calcio d'angolo, ottima la partita di Montolivo, ottima la partita della Fiorentina che incassa tre punti col gol e il sigillo di Luciano Zauri per il 2-0, Catania 0 e Fiorentina 2. Diventano 3 i punti di vantaggio sul Genoa per la Fiorentina. Genoa che si ferma a Bergamo, va sotto 1-0 con il gol del Pajarito. Nels e Valdés, Jaime Valdés, che segna il gol del vantaggio su assist di Padoin dopo la bella azione di Flocker. E poi gran punizione per Tiberio Guarente, che non riesce però a far male a Rubinho, così come non ci riesce Flocker, che si divora il gol del 2-0. Genoa si sveglia grazie al principe Milito che colpisce male, destro sul sinistro, molto bravo però Consigli a salvare, poi ancora Milito, ma la palla è sul fondo, il Genoa è frastornato, mette in campo 4.5 nel finale Gasperini, Bosco Jankovic a un passo dall'1-1, ancora Bosco Jankovic, stavolta va al cross, non calcia, tocca Milito, tocca soprattutto Criscito, l'uomo del gol al 90esimo, come contro il Palermo fa 1-1, il Genoa a meno 3. Grande rimonta della Roma che gioca un'ottima partita a Cagliari, va sotto però 2-0 perché sbaglia diversi gol come questo con Matteo Brighi. Ancora Roma, Totti ha la palla per calciare, sceglie l'assist per Brighi, Marchetti in uscita, salva ancora sull'ex centrocampista del Chievo. Nel primo tempo sono 8 i tiri per la Roma, 2 quelli del Cagliari. Il Cagliari che con Matri però in uno dei suoi due tiri trova il gol del vantaggio di testa, sesto gol in campionato per Alessandro Matri che contro le grandi segna sempre. Matri era già stato designato ad uscire perché infortunato, segna da infortunato, poi la difesa della Roma si addormentano tutti, non Robert Acquafresca che spinge in porta il gol del 2-0 per il Cagliari. Cagliari che a questo punto ha la partita in tasca, la Coppa UEFA nel mirino, ma si sveglia anche la Roma, si sveglia Totti che salta tutti e fa 176 in Serie A dopo aver dribblato benissimo difesa e Marchetti, poi ancora Totti, Motta e Perrotta, destro all'incrocio dei pali per il gol del 2-2, poi scintilla in campo perché c'era un giocatore costo del Cagliari a terra, ma finisce in parità. Ci prova il Palermo sul campo del Siena, anche il Palermo per la zona UEFA nonostante le dichiarazioni in settimana da parte di Zamparini, Miccoli col destro, si salva Curci, poi nel secondo tempo bella azione di Zuniga, controllo del palermitano Calaiò che segna alla squadra della sua città il gol da tre punti. Grande partita fra Lecce e Napoli, molto divertente, un punto a testa, un punto che serve pochissimo al Lecce che resta penultimo in classifica, quota 29, si divora il gol Papadopoulos, invece bravo Jesus Dadalo dalla parte opposta, bella ripartenza, tocco per Pia, secondo gol consecutivo, secondo gol in A con la maglia del Napoli per Ignacio Pia. Poi viene concesso questo calcio di rigore per un destro di Munari, stoppato da Mannini, forse con un braccio, secondo l'arbitro Pierpaoli, e calcio di rigore. Zanchetta si incarica della trasformazione e fa 1-1. Nella ripresa il Lecce avrà diverse opportunità
soprattutto quando entra Konan, grande protagonista nella sfida contro la Juventus. Konan va fino in fondo ma non trova la porta di Navarro. Grande azione però ancora Lecce nel finale, ancora Konan col petto, prolunga il pallone, lo tocca Castillo, lo tocca male, lo tocca senza impensierire il portiere Navarro, si dispera poi l'ex giocatore del Pisa, ancora Lecce, ancora Tiribocchi, tocca col ginocchio, Navarro sulla traversa, ancora Tiribocchi, la palla non ne vuole sapere di entrare, finisce così 1-1. Così come anche la sfida tra il Torino e il Bologna, il Toro domina per buona parte della sfida. Barone trova il gol dell'1-0, ma ha un piede in offside quando segna il gol del vantaggio, che viene annullato per segnalazione del guardalinee dell'arbitro Morganti. Rosina, ispiratissimo, fa fuori Volpi, mette al centro il tocco di Castellini. Ad anticipare Rolando Bianchi, mette la palla in calcio d'angolo. Ancora grande Toro, qui viene concesso rigore per fallo di Castellini su Rubin dall'arbitro Morganti, dal dischetto lo specialista, l'infallibile Alessandro Rosina spiazza Antonioli e fa 1-0. Il piccolo principe fa sognare Torino, Torino che però gioca bene ma non concretizza. Bianchi ha la palla per il 2-0, poi ancora Bianchi recupera, Zemai li segna, anche questo gol è da annullare, anche questa volta è fuori gioco. Bravo però Antonioli a salvarsi e bravo soprattutto Papadopoulo a inserire Osvaldo, grande protagonista nel secondo tempo, entra e si procura questo calcio di rigore solare per il fallo di Calderoni, che viene anche ammonito dal dischetto. Marco Di Vaio arriva a quota 99 gol in Serie A, regala 1-1 importantissimo al Bologna. Il Torino ci prova nel finale, ferito nell'orgoglio, arriva il pallone dentro, la traversa sul tocco di Colombo, è 1-1, la sfida salvezza.